Questo succede così, ti ho colpito, con te che sei pronto a sparare, perché lì sei pronto a sparare. Quello è il tempo di reazione che avete quando non siete in attacco, ma siete in contrattacco eventualmente, e siete anche in puntamento, ma l'altro esce e vi spara. Voi non avete ancora sparato, perché se è al di sotto del vostro tempo di reazione. Voi dovete vedere che esce, capire che è una minaccia e schiacciare il grilletto anche se siete in puntamento. Se l'altro esce che è una minaccia ma è pronta a sparare e sta facendo questo in attacco, è sempre un vantaggio su di voi. Ed è il motivo per cui Interruzione quando ciclopica. si fa la scan adesso, la vedrete là sulle pareti, è necessario che voi facciate spuntare solo e esclusivamente quello che serve per colpire e sparare, vedere, colpire e sparare. Non potete far uscire nient'altro. Se esce qualcos'altro, avete perso questo tempo di vantaggio su qualcuno. Quindi, anche se vi aspettano alla domanda precedente o sono nello stadio 2, stadio 2 significa che non mi hanno visto, non mi stanno sparando addosso, io li sto andando a cercare, loro sanno che ci sono, magari mi stanno aspettando, ma se io sono bravo ad uscire nel momento giusto e magari non per forza sempre all'altezza uomo, ma magari dall'angolo basso, quello non ha il tempo di fare, voi lo prendete. Se fate bene il vostro lavoro, è difficilissimo. Ma se lo prendete in due, ma il secondo dovrebbe essere in grado di prendere quello che vi ha preso. Se fate bene il vostro lavoro, perché è un lavoro di squadra, non di singolo. Ok, allora, primo passaggio teorico da mettere in pratica. Prendiamo le repliche e andiamo alle pareti. Aspetta, aspettate un po'. Anche tu Arrivo. Che facciamo questo? La scan che adesso vi vado a fare.